Noi rappresentiamo il corso di laurea in infermieristica di ASTI. Vi presentiamo la videoteca realizzata a scopo didattico dagli studenti del corso di laurea, qui nello studio video del polo universitario UniASTIS. I videoclip saranno gratuitamente disponibili su YouTube nel canale ufficiale del polo universitario UniASTIS. Certi che potranno essere utili ai nostri iscritti, così come a coloro che già si sono laureati, auguriamo a tutti una buona visione. Gel idroalcolico, guanti monouso e guanti sterili, garze sterili, fascetta di fissaggio in velcro, medicazione per tracheostoma, naso artificiale, arcella, spazzolino di nylon per controcanula, soluzione fisiologica. Lavarsi le mani e indossare i guanti monouso. Informare il paziente della procedura e verificarne il consenso. Verificare la tenuta del tracheostoma controllando la cuffiatura. Rimuovere i guanti e far rimuovere un altro operatore il naso artificiale. Indossare i guanti sterili. Rimuovere delicatamente la controcanula compiendo un movimento a rotazione di 90 gradi. Posizionare la controcanula in un'arcella e detergerla con soluzione fisiologica. Rimuovere le eventuali secrezioni con lo spazzolino di nylon. Asciugare tamponando con delle garze sterili. Reinserire la controcanula e verificare comparsa di dispnea, tosse, nell'assistito. Rimuovere la vecchia medicazione e sostituire il naso artificiale. Imbibire delle garze con soluzione fisiologica sterile e con tecnica no touch detergere la cute peristomale. Applicare una nuova medicazione per tracheostoma. Rimuovere la fascetta di fissaggio in velcro e farsi aiutare da un altro operatore per mantenerla in sede. Sostituire la fascetta di fissaggio.